Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video parlando di... Oggi parleremo di Moore dell'Ariete, ossia il cavaliere d'oro della prima casa. Quindi oggi saremo a tema Saint Seiya, o almeno cavaliere dello zodiaco. Con noi c'è il solito Kevin. Buonasera popolo di sfide. Una sfida non è sfida se non è memorabile. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po' oggi. Già ho preannunciato cosa parleremo. Allora, sei contento di parlare dell'Ariete? È il tuo segno? No, io ho un altro paio di corna come segno. Ah, vabbè, poi se la tua ragazza te le fa, non è colpa mia. Divertente. Ok, dai, vediamo un po'. Io avevo pensato di mettere un po' di musica giusto per, però la metto lo stesso, non me ne frega. Ok, va bene. Si sente? Sì, di sottofondo. A me non si sente tanto, vediamo un po' così. Si sente ora? Sì. Un po' meglio o un po' peggio? Meglio. Ok, perfetto. Allora, iniziamo un po' iniziamo a vedere un po' qual è la clot, o meno l'armatura d'oro di Moore. Ecco qua. Questa sarebbe l'armatura d'oro in fase, come possiamo dire? Nella versione totem. Esatto, bravo. Ok. Apri un po' tu le danze, vai. Ok, allora, Moore innanzitutto è un discendente degli antichi alchimisti che hanno creato le armature dei cavalieri di Atena. C'è lui che è il suo maestro, il vecchio grande sacerdote, nonché vecchio cavaliere dell'Ariete, Shinen dell'Ariete, appunto. Entrambi possono vantare una longevità senza pari, dato che appunto Shin ha 250 anni, Moore in quanto anche facente parte dello stesso popolo poteva raggiungere quest'età se non fosse stato per ciò che è successo il muro d'elemento, ma di questo poi parleremo con calma in seguito. Allora, Moore dell'Ariete, chiamato anche Mu in originale, appare per la prima volta quando Sirio deve far riparare la sua armatura e quella di Pegasus, e per questo si reca nel Jamir, dove Moore appunto si guadagna da vivere riparando armature. A lui lo vediamo poco dopo quella peste di Kiki, suo fratello nell'anime, ma nel manga è un suo allievo. Fratello allievo, a voi come chiamarlo? Nell'anime è suo fratello, il suo fratellino sì. Kiki. Invece nel manga, quindi significa nell'originale e non nel sì. Doppiaggio, nello stravolgere il solito del doppiaggio italiano, sarebbe l'apprendista. Sì. Ok. Allora, scusate un attimo. Sì. Ah, però la musica comunque si sente. Bene, bene. Scusate, problema. A posto? Sì, sì. Ok, vai. Come stavo dicendo, Moore appare come figura appunto mistica e anche come ultima speranza di Sirio nella lotta contro Phoenix, dato che le armature sue di Pegasus erano irrimediabilmente sfasciate dopo la guerra galattica. Moore allora dice a Sirio che purtroppo non può riparare le due armature perché purtroppo sono morte, che non c'è modo di poterle riparare. Allora Sirio gli dice: com'è possibile che siano morte? Non c'è proprio modo per ripararle. E allora Moore dice che sì, si potrebbero riparare, ma Sirio avrebbe dovuto versare un'ingente quantità di sangue per poter riportare in vita le armature. Allora Sirio all'inizio
è un po' riluttante perché versare tutta quella quantità di sangue significherebbe morire, ma dall'altro non esita per aiutare Pegasus e gli altri suoi fratelli, perché ricordiamo che tutti i cavalieri di bronzo che si sono visti sono in realtà fratelli di sangue tramite il padre, cioè il nonno adottivo di Saori Kido, cioè Atena. Se rovinato l'infanzia sfida ancora una volta, ben venga. Comunque sia, pur toccato dal nobile gesto di Sirio, decide non soltanto di salvare il cavaliere di bronzo, ma di riparare anche le armature. E così avviene. Poi nell'anime Moore smette di comparire, mentre nel manga poi è lui stesso che aiuta Pegasus e gli altri a salvarsi dalla distruzione di un vulcano. Ma nell'anime non è così, a lui lo si rivede poi per la prima volta soltanto quando il cavaliere della quarta casa fa 5 picchi per convincere il maestro di Sirio a tornare al grande tempio, in quanto il grande sacerdote comandava così. E allora il cavaliere della quarta casa, conscio di non poter affrontare due cavalieri d'oro nello stesso momento, decide di ritirarsi. E lì per la prima volta viene rivelata appunto l'identità del grande Moore come cavaliere d'oro del grande tempio. Poi altro stacco, e quindi Amore non lo si rivede fino a quando Pegasus e gli altri non mettono piede alla prima casa. Lui allora sembra intenzionato a sbarrargli la strada, ma così non è, dato che ritiene che il grande sacerdote sia nel torto, e quindi si offre di riparare le armature dei cavalieri di bronzo, attenzione fatta per Fenix, che non era presente. Quello che Moore dice ai ragazzi, dice che il gran sacerdote sta sbagliando, o il gran sacerdote non è più quello che era prima? Mi sembra che non era più come un tempo, perché lui ricorda il suo vecchio maestro nei panni del grande sacerdote. Ok. Quindi Moore sospetta che non è più il gran sacerdote che conosceva, ma era un impostore, quello che risiedeva in quel momento. Sì, che almeno che il suo vecchio maestro non aveva proprio abdicato di sua spontanea volontà. Ok. Domanda un po' necessaria in certo senso. I gran sacerdoti sono tutti cavalieri? Cioè, il ruolo di gran sacerdote può essere ricoperto solamente da un cavaliere d'oro? Beh, no, mi sembra non essenzialmente, ma bisogna venire scelti da Atena. Comunque essere ben voluti al grande tempio ed essere scelti anche dal sovrano precedente. Ok. Shin è stato scelto da Atena in quanto è uno dei due superstiti alla precedente guerra santa contro Ade. Allora, continuiamo con la spiegazione, se non hai altre domande. Vai, vai. Altre domande? Vai. Allora, Shin, durante il riparo delle armature, spiega anche ai cavalieri di bronzo la fonte del potere dei cavalieri d'oro, cioè il settimo senso. E dopo aver impiegato un'ora di tempo per riparare le armature, lascia andare i cavalieri di Atena facendogli sapere che è con loro. Poi Amore lo si rivede dopo la battaglia alla seconda casa, dove va a trovare l'amico Aldebaran, cioè il custode della seconda casa, dove gli dice per scherzare che doveva essere un po' avvilito per aver perso il corno. Allora il toro dice, beh, almeno me ne è rimasto almeno uno. Poi, tornando serio, Moore dice, a me non mi inganni, cavaliere, so che avresti potuto spazzare via Pegasus e gli altri cavalieri con una sola delle tue dita. Cosa ti ha spinto a lasciarli andare? E il toro rivela appunto che non crede che i cavalieri di bronzo siano traditori di Atena. Sì, appunto. E poi parlano anche del prossimo avversario che dovranno affrontare i cavalieri di bronzo, cioè Gemini, tra virgolette, ma questo poi aggiungeremo alla spiegazione quando avrà il momento di parlare di lui. Ok. Allora, poi Amor non... Sì, scusa. Vai. No, se avete da fare una domanda...
Poi Amor non lo si rivede per parecchio tempo, cioè fino a quando l'armatura sacra di Saji... No, aspetta un attimo. No, fino a quando... Sì, no, scusa, mi sto confondendo. Non lo si rivede appunto fino a quando l'armatura di Sagitter non ritorna al grande tempio e quindi non ha inizio l'eufonia di Sagitter, che altro non è che una sottospecie di melodia che sincronizza tutte le armature d'oro del grande tempio lì presenti, tra cui appunto quella dell'Ariete. E poi un po' di tempo dopo, volevo dire, viene contattato dal cavaliere della sesta casa che gli chiede aiuto per poter tornare sulla terra. Allora pure gli dice: come mai mi sta chiedendo aiuto, cavaliere, dato che la sesta casa chi sarebbe? Virgo? Sì. Ok. Gli chiede allora: come mai mi chiede aiuto, cavaliere, dato che tu puoi benissimo tornare dallo spazio esterno se solo volessi. E Virgo gli dice che non gli chiede aiuto tanto per se stesso quanto per un altro cavaliere presente con lui. Allora Mur... Phoenix. Sì. Allora Mur accoglie con piacere la richiesta di Virgo e quindi teletrasporta su lui che Phoenix alla sesta casa. E lì poi torneremo a parlare quando verrà il momento di parlare del cavaliere di Virgo. Poi giunge infine le ultime ore della meridiana. Mur, assieme ai cavalieri d'oro superstiti, ha una conversazione psichica col cavaliere d'oro della settima casa, cioè Libra, il maestro di Phoenix, dove esorta tutti i cavalieri sopravvissuti a marciare verso la casa del grande sacerdote, perché Pegasus ha bisogno di loro. Quando Atena ritorna in forza grazie all'aiuto di Pegasus, che riesce, grazie all'aiuto dello scudo, a estrarre la freccia di Betelgeuse, cavaliere d'argento inviato ad assassinare, tanto per cambiare, Atena direttamente da Arles. E allora tutti i cavalieri d'oro presenti assieme ad Atena vanno alle stanze del grande sacerdote, dove assistono alle battute finali dello scontro, nonché al suicidio di Gemini, ma lì, come detto, se ne torna a parlare in seguito. Ora qui finisce la saga delle 12 case, ci spostiamo alla saga di Nettuno. Qui c'è ben poco da dire, dato che mentre i cavalieri di bronzo affrontavano i soldati di Nettuno e lo stesso dio dei mari, il cavaliere d'oro di Libra, che faceva le veci di Atena durante la sua assenza, anche le veci del grande sacerdote, aveva ordinato ai cavalieri d'oro i presenti di non andare assolutamente ad aiutare Pegasus e gli altri, dato che un pericolo più grave era incombente, quindi loro dovevano restare alle 12 case. E poi basta, i cavalieri d'oro si limitano a restare nelle 12 case. Ok, poi, invece quando riguarda la saga di Ade, quando Mur rivede il suo maestro Shion con le vesti, anzi con le vestigia dello Spectre? Stavo appunto per dirlo. Un po' di tempo dopo... La saga di Nettuno, appunto, al grande tempio giunge una figura incappucciata e Mur intima alla figura di non muoversi, perché non garantisce preservare della sua vita se esso si fosse azzardato a proseguire. Allora Shin dice al suo vecchio allievo che lui non è mai stato sottoposto al suo giudizio. E Mur, scioccato nel rivedere il suo maestro, si mette in ginocchio come ordinato da Shin stesso, il quale gli dice che di subbedire a lui non è un lusso che Mur si può permettere, e poi gli dice che entro 12 ore lui gli avrebbe portato la testa della dea Atena. Mur rimane scioccato e poco tempo dopo però fanno il loro ingresso all'ingresso, appunto, scusate il gioco di parole, all'ingresso della prima casa, due vecchie conoscenze di Mur, vestite di surplici, cioè le armature degli Spectre. Deathmask, chiamato anche Cancer nell'adattamento italiano, della quarta casa. Afrodite, chiamato anche Fish, cavaliere della dodicesima casa, i quali dicono di essere lì
stordine vicine per prendere la testa della Beatena. Allora Moore si rifiuta categoricamente di farli passare. Inizia un breve scontro dove lui viene attaccato dagli strati di spirito di Cancer e dalla rosa nera di Fish, ma lui li sa respingere col suo Crystal Wall, cioè ovvero il muro di cristallo. Da lì a poco interviene Pegasus in difesa, per così dire, di Moore, che comincia a respingere il cavaliere, l'ex cavaliere d'oro della quarta casa, ma Moore si mette di mezzo dicendo a Pegasus che lui e gli altri cavalieri d'oro erano stati banditi dal grande tempio per ordine di Atena, e grazie al sacro Ariete spedisce via Pegasus per poi sconfiggere i suoi vecchi compagni. Ma anche lì la sfida non è finita, dato che da lì a poco si manifestano altre tre presenze di maggior potere rispetto agli altri due Spectre. E tali presenze sono Sagano Gemini, cavaliere della terza casa, poi Aquarius, cavaliere dell'undicesima casa, e Capricorn, cavaliere della decima casa. Beh, anche se, loro se uno è interessato a guardare Ade, tu lo consigli caldamente, cioè la saga di Ade tu la consigli, così da avere un continuo dei cavalieri. Ok, sì. Moore cosa fa nella saga di Ade? Allora, in pratica all'inizio, dopo che i tre rinnegati proseguono il suo, che dopo aver visto maestro, il suo vecchio maestro, ci ha fatto battaglia col vecchio maestro? No, perché lì interviene appunto Doco di Libra, okay, cavaliere della settima casa. Cosa fa Moore nella saga di Ade? Così faccio un po' più. Allora, per quel che riguarda gli inizi, si limita a scalare anche lui le 12 case. Nella quarta si scontra. Allora, nella seconda casa vede il cadavere del suo vecchio amico Toro, sconfitto da Niobe, ma grazie agli ultimi residui del cosmo di Toro riesce a capire come battere Niobe. Poi nella quarta casa affronta lo Spectre Papillon, e poi alla sesta casa, dopo scusa un attimo, ecco, dopo che Virgo è morto per mano di tre traditori, Moore usa l'Atena Exclamation con Aioilia, cavaliere d'oro della quinta casa, e Milono Scorpio, cavaliere d'oro dell'ottava. Dopodiché, quando Atena muore, lui assieme a Aioira Scorpio si recano al castello di Ade e hanno uno scontro con Radamante, ma lì purtroppo hanno la peggio, perché attorno al castello vi è la barriera del Signore degli Inferi che riduce il cosmo di tutti i cavalieri di Atena a un decimo della loro rispettiva forza, e vengono spediti tutti e tre negli Inferi, dove ci rimangono addormentati in una prigione glaciale per molto tempo. Poi loro li si ritrova al palazzo di Ade, dove tentano di abbattere il muro del lamento, ma essendo soltanto in tre loro non ci riescono neanche con le armi della bilancia. A un certo punto però si fanno vive le armature degli altri cavalieri d'oro, e dopo che anche quella dei gemelli si è unita a loro, tutti i cavalieri d'oro deceduti tornano brevemente in vita per poter abbattere il muro del lamento, convogliando il cosmo di tutti i 12 loro nella freccia di Micene. L'esplosione che ne risulta costa la vita non soltanto ai cavalieri d'oro tornati in vita, ma anche agli ultimi superstiti, e ciò sancisce la fine di Moore. Ho capito. Quindi Moore muore nella saga di Ade. Sì. Ok. Poi vedendo, torna in vita anche in Soul of Gold, ma quella saga non la so molto a memoria come comunicato. No, vabbè, limitiamoci che solamente a quella doppiata in italiano, quindi fino sì, alla saga di Ade. In più è anche una commercialata per promuovere le armature d'oro divine tramite modellini, quindi sarebbe un po' più una commercialata. Ok, allora vediamo un po', abbiamo saputo un po' la storia di Moore tra il santuario e le altre saghe.
Vediamo un po' le caratteristiche di Moore, quali sono. Allora, ovviamente è inutile dire che ha caratteristiche fisiche sovrumane, perché essendo un cavaliere sono addestrati alla dura realtà, un po' come una spezzone di sigla. Poi, essendo un mentalista, si potrebbe dire, come si potrebbe dire, un non mentalista, un... un molto dotato nell'arte psichica. Esatto. Infatti Moore ha poteri telecinetici molto elevati. Esatto. E possiede diversi colpi. Allora, essendo un telepate, cioè quindi un fenomeno paranormale, diciamo così. È in grado di teletrasportarsi e di usare la telecinesi per spostare gli oggetti, lui è l'unico cavaliere in grado di riparare le armature dei cavalieri. Ok. Ricapitoliamo un po' i poteri e le abilità, dai, diciamo così. Allora, come detto, ha caratteristiche sovrumane, perché essendo un cavaliere è addestrato alla lotta, quindi ha caratteristiche sovrumane. Poi alla manipolazione, si può muovere la velocità della luce. Alla manipolazione della materia, ovviamente. La manipolazione dell'anima e la manipolazione della temperatura, un po' come si può vedere durante tutte le sue fits, diciamole così. Allora, se sei d'accordo, poi passerei anche a illustrare alcuni colpi del cavaliere. No, vediamo un attimo le sue abilità. Quindi dicevamo la manipolazione dell'energia, dell'aura e del calore. Il calore perché? Perché accendendo il suo cosmo, come tutti i cavalieri, bruciano l'aria interna del proprio essere, quindi per poi avere così da avere dei colpi intrisi di calore. Poi alla percezione extrasensoriale, quindi riesce a percepire da remoto qualsiasi cosa che stia succedendo. Poi ai sensi potenziati, perché è capace, è in grado di sapere degli eventi che si svolgono anche in grande distanza. Poi, ovviamente è inutile dire che ha il settimo senso, ovviamente, perché tutti i cavalieri d'oro ce l'hanno. È la caratteristica base per un cavaliere d'oro, per essere un cavaliere d'oro. La caratteristica dei cavalieri d'oro è appunto la padronanza del settimo senso. Poi cosa? È un conoscitore, un telepate, come hai detto tu prima, quindi con la telepatia riesce a raggiungere i pensieri di tutti e comunicare. Poi è conoscitore dei punti di pressione, essendo un tibetano, perché dragone quando va a far riparare le armature mi sembra che scala il Tibet. Nelle montagne tra il Jamir e la Cina. Ok, quindi essendo un diciamo un tibetano, non un tibetano, un eremita, ok, un eremita è meglio, conosce i punti di pressione, quindi in un certo senso, non come Lokuto no Ken, giusto per fare una parafrasi, ma può recare dolore con un semplice tocco. Ma quindi è in grado di manipolare i sensi dei propri nemici, appunto, primo fra tutti il cavaliere della sesta casa, e poi nell'anima si è visto anche Gemini in grado di privare del cinque sensi il nemico. Poi, Moore non è mai stato fatto vedere alla manipolazione delle probabilità e l'amplificazione delle statistiche, cioè attraverso i poteri dei miracoli, le impossibilità le fa diventare possibilità. Quindi, in che senso? Chiedo veramente per ignoranza. Ah, ok. È impossibilità, dico. L'impossibilità, tipo che se deve scalare una montagna impossibile, lui riesce a far sì che riesce a scalare la montagna come se nulla fosse. Perché? Perché la manipolazione delle probabilità. No, non più di tanto, perché considera che pur essendo la manipolazione delle probabilità, il suo corpo rimane pur sempre umano.
Sì, però all'amplificazione del corpo, quindi no, non del corpo, delle statistiche, quindi se tipo, non lo so, è forte 100, amplifica e diventa forte 200. Ecco, quello volevo dire io. Poi, all'evocazione, al potere dell'evocazione, o meglio dire, non proprio evocazione tipo Naruto, ma più un'evocazione in stile piccolo di Dragon Ball, cioè riesce a manifestare dei vestiti, quindi si veste come se nulla fosse, in stile piccolo. Poi ha il potere ovviamente del volo, proprio del volo, riesce a volare, il potere della levitazione. Si può vedere che stesso lui, dagli attacchi che produce, che effettua, ha il potere della manipolazione della luce. Lo si può vedere dalle, come si chiama quell'attacco, scaglie di luce. No, allora il Sacro Riete, che è il colpo, no, dimmi colpo... solamente quell'attacco, come si chiama quando manda tipo le saette, le comete, l'onda di luce stellare, dici? Ok, poi alla manipolazione dello spazio, ossia crea campi di vuoto. Poi, oltre a questo, per chi ha giocato comunque ai giochi dei Saint Seiya su PS, Xbox, eccetera, ha potuto vedere che riesce a creare un vero muro. Quindi ha il potere della creazione, no potere, riesce a creare barriere. Esatto, creazione di barriere. Mm-hmm. Cosa che riesce a fare grazie al Crystal Wall, il muro di cristallo. Esatto. Poi, abbiamo visto durante tutte le saghe in cui lui è apparso, abbiamo potuto vedere che ha il potere della guarigione, sia di per sé e sia che riesce ad immettere negli altri. Lo possiamo vedere con Dragone, che quando il dragone dà il sangue, cioè che gli ricordi le ferite dei polsi, proprio nel vero senso della parola, perché per curare l'armatura c'è bisogno di linfa vitale. Essendone 4, se mi ricordo bene, erano 4 quelle che portate a riparare. Permetti un'osservazione? Dimmi. Certo che comunque è morti di sangue con i suoi prezzi. Ok, battuta bruttissima. Me ne vorrei andare, però devo finire il video. Io mi muto. Ok, dai, allora. Vabbè, oltre a i suoi poteri sono anche poteri elementari. Perché? Perché col potere della... non col potere, con le capacità del calore, la manipolazione del calore, riesce sia a creare sfere di fuoco e sia saette, quindi riesce a manipolare sia il fuoco sia l'elettricità. Oltre a questo anche la manipolazione dell'energia elettrica, no scusami, energia fredda, quindi riesce anche a congelare. No, l'energia fredda è soltanto Aquarius. No, riesce anche lui, ovviamente non è che riesce ad arrivare a zero assoluto, ma riesce anche lui ad avere... Ma da 12 cavalieri d'oro soltanto Aquarius è in grado di manipolare le energie fredde. No, perché ti dico, il settimo senso si sblocca quando riesce ad arrivare a meno tot gradi Fahrenheit, quindi automaticamente quasi tutti. Ti confondi sulle armature, non vorrei sbagliarmi. In che senso? Che sta descrivendo la resistenza dell'armatura del Cavaliere d'Oro, non del suo corpo. No, vabbè, quello comunque si tratta. Quando i Cavalieri d'Oro indossano le armature, il loro corpo è protetto dall'armatura. Quindi se l'armatura riesce a resistere tot, quindi significa che il muro resiste tot. Ma non più di tanto, come detto prima, tutti i Cavalieri d'Oro hanno una resistenza limitata verso certe cose, perché appunto i loro corpi sono pur sempre mortali. Sì, io questo sto dicendo, però essendo che ha la resistenza, riesce anche comunque a gestire quell'elemento, capito? Questo era il discorso. Scusa l'interruzione. Quindi perciò ti dico, non è che ha il potere dell'elettricità, però riesce a resistere e unito al suo potere della manipolazione del calore riesce anche comunque a riflettere in un certo senso quel colpo elettrico, quel colpo di calore,
capito? Quello era la mia intenzione. Poi alla riesce a resistere alla manipolazione mentale, essendo un telepata, ha caratteristiche anche di attacco e difesa a quel livello mentale. Poi, vabbè, Mario riesce a resistere alla cancellazione dell'esistenza, come abbiamo potuto vedere anche... aspetta, quando è che riesce a resistere? Mi sembra quando si scontra con Shion. Esatto, riesce... sì, che Shion... È vero, riesce a mobilizzarlo facilmente. Esatto. Ok, poi... Ok, sì, ora presenta cosa ti riferisci con l'elettricità. Scusa, me ne ero scordato. Poi... Tra le sue abilità troviamo anche l'immortalità, poiché Moore ha l'immortalità di tipo 4, te ricordi qual era? No. L'immortalità di tipo 4 è la risurrezione. Ah sì, però lui risuscita grazie all'intervento di Odino, il Sword of Gold. Rigenerazione e risurrezione. Il tipo 4, però lo può fare solamente con l'ottavo senso, quindi non è in dotazione a tutti i cavalieri d'oro, sì, solamente chi l'ottavo riesce. Senso appunto permette di resistere negli inferi, appunto, sì, perché l'ottavo senso permette di non morire. No, l'ottavo senso dà la possibilità del controllo della propria anima e quindi sì. Lui stesso può decidere di resuscitare. No, posso un attimo intervenire su tale faccenda? Dimmi. Allora, l'ottavo senso permette appunto di resistere al dominio di Hades, ma non permette di resuscitare, semplicemente di resistere nel regno degli inferi. Resuscitare poi è soltanto una cosa che può fare Hades, oppure anche come si è visto in Sword of Gold, Odino. Ti dico, anche la rigenerazione, cioè gli utilizzatori dell'ottavo senso come Moore riescono anche a creare un nuovo corpo, quindi anche se il corpo viene disintegrato, l'anima può ricreare il corpo precedente. No, perché se no dopo l'esplosione del muro del lamento poteva benissimo tornare subito in vita, eppure dopo l'esplosione al muro del lamento lui muore definitivamente senza possibilità. Potrebbe anche essere, a meno che non ci sia un intervento di Hades. Ricordati questa cosa, che comunque il personaggio viene raffigurato in tutte le sue saghe, quindi magari quella di Hades non lo fa, però magari quella episodio G lo fa, quindi automaticamente episodio G è con... No, episodio G è ambientato nel passato. Qual era quello lì nuovo? Lost Canvas? No. Vabbè, comunque è la rappresentazione dei personaggi, quindi automaticamente il personaggio ha queste caratteristiche perché magari in una serie lo fa. Sì, so che ti riferisci, molto probabilmente ti riferisci a Sword of Gold, ma Limur è tornato in vita per volere di una divinità, non per suo stesso volere. Vabbè, vediamo un po' allora, analizziamo un po' le fits, diciamo un po' i power lever, il suo AP, ok? Allora, essendo un cavaliere d'oro, scala tutti quanti, i cavalieri d'oro scalano dalla galassia, per il semplice motivo perché il proprio cosmo prende energia dalla costellazione. La costellazione uguale galassia, quindi automaticamente sono galassie, almeno il suo tier base. Poi ovviamente il personaggio nell'evolversi della situazione, della trama, riesce ad arrivare ai livelli successivi per quanto riesce a bruciare il proprio cosmo. Bruciare il proprio cosmo significa che prende energia dalle stelle convogliandole nell'armatura per poi sprigionare la propria energia. Okay, ma ancora appunto un catalizzatore per il potere del cavaliere. Esatto. Quindi è il livello galassia, però lo possiamo mettere anche universal,
per semplice motivo perché la sua potenza massima la raggiunge quando deve affrontare perché ha sopraffatto la potenza combinata, come detto prima, di Cancer e di Afrodite. Però mi va detto che non indossavano le loro armature d'oro e quindi avevano però comunque del potenziale ridotto. Ok, però comunque anche se sono degli Spectre, come si chiama la roba nera sulle armature? Quell'armatura lì si chiama Furplici. Furplici chiama l'armatura, okay, degli Spectre. Però anche se sono solamente dei cavalieri surplice, comunque sono pari ai cavalieri d'oro. Perché? Perché loro erano cavalieri d'oro. Magari non sono al 100%, saranno all'80%, ma comunque scala una galassia. Anche un po' di meno, saranno stati al 50%. No. Non sono al 100%, questo è vero, ma sono comunque a meno al 70%, lo sono. 65-70. Esatto. Qui comunque sono due colpi di due cavalieri d'oro. Al 70%, comunque tu se fai un calcolo, è un attacco combinato al 140%. Quindi due galassie contro una galassia vincono. Ecco perché si può dire che è il livello universal per questa Fizz. Ok, vabbè, è inutile dire la velocità che Maximilian Fittler. Non lo riesco mai a dire in inglese. Posso dire una cosa in favore di uno dei miei cavalieri d'oro preferito? Dimmi. Se per questo in episodio Zero Micene senza la sua armatura riesce a resistere agli assalti combinati di Afrodite, Cancer e Capricorn, ha affrontato tre cavalieri d'oro senza la sua armatura. Vediamo un po', dai. Ok, quindi Moore riesce a conquistare l'ottavo senso. È uno dei solo lui, se mi ricordo bene, ha l'ottavo senso, proprio perché c'è anche Virgo. Anche Virgo, hai ragione. L'ottavo senso. Hai ragione, anche Virgo. Ok, dimmi un po' gli attacchi di Moore. Vediamo con un po'. Con il nostro piacere. Allora, ce ne sono 5. Okay. Allora, ti parto in ordine da come li ho vista. Crystal Wall, il muro di cristallo. Esatto. È un muro generato dal potere psichico del cavaliere che lo protegge e riflette gli attacchi contro coloro che li hanno lanciati. Ok, poi? Crystal Net, rete di cristallo nell'adattamento italiano. È una ragnatela di cristallo che intrappola il nemico e gli impedisce ogni movimento. Stardust Revolution, in italiano per il sacro ariete, rivoluzione stellare. È il colpo più potente del cavaliere delle ariete, il quale lancia una pioggia di polvere di stelle contro il proprio nemico, che viene a sua volta annientato. Questo attacco gli è stato insegnato niente di meno che dal suo vecchio maestro Shin dell'ariete. Poi, Starlight Extinction, onda di luce stellare, nell'adattamento italiano. È un colpo indiretto che tramite una potente ondata di luce ha due effetti: teletrasportare all'istante l'avversario in un posto deciso da Moore stesso, e nel caso in cui Moore voglia ucciderlo, il colpo può funzionare in maniera prettamente offensiva, come avviene nel caso dello Spectre Mew di Papillon. Poi l'ultima, più una tecnica di gruppo, posso dirla? Sì, è quella di Atena, come si chiama? Sì, l'urlo di Atena. Esatto. Un colpo proibito dalla stessa Atena che viene portato da tre cavalieri d'oro contemporaneamente. Nel caso di Moore è stato affiancato da Milo e Aioira. E questo colpo ha un terribile potere offensivo paragonabile a quello del Big Bang. Ok. Fatto. Ora ti faccio la domanda che un po' chi sta vedendo il video si sta ponendo. Moore è il cavaliere più forte del Grande Tempio? Beh, il più forte no, perché se uno segue prettamente il fandom di Saint Seiya, i più forti sono Saga e Shaka. Perché, scusami, tu
Cosa intendi per più forte? Per quelli che sfasciano il sederino agli altri, in poche parole. Anche perché Moore viene visto come un tipo composto e non si fa trasportare affatto dall'ira, quindi lui non manifesta mai il suo potere, o se lo fa viene visto poco, per questo certo, che non si riesce bene o male a dire. In un certo senso si potrebbe anche dire che Gemini non sfascia come sfascia Ioria, ma comunque Gemini è stato considerato il più forte. Perché? Che comunque sì, le axe, i poteri, le abilità che rendono un cavaliere forte. Quindi non penso che Ioria abbia capacità abbastanza efficaci da controbattere Moore. Abbiamo potuto vedere che Moore vola, Ioria non arriverà mai a colpirlo in aria. Moore crea una barriera, quindi non penso che Ioria abbia un colpo che sfonda la Crystal Wall, come non mi ricordo ora come si chiama. Sì, ma un cavaliere d'oro è anche capace di espandere il suo cosmo. L'unica cosa che Ioria Ioria a suo favore è che colpisce la velocità della luce, a differenza di veloce della luce, a differenza tutti i cavalieri d'oro vanno alla velocità della luce, infatti le velocità tutti. Della luce sono gli stessi. Non proprio tutti, per semplice motivo perché Virgo non attacchi alla velocità della luce, Afrodite non ha colpi alla velocità della luce, Acquario lo stesso. Tutti i cavalieri d'oro portano i loro colpi alla velocità della luce, la loro non prerogativa. Proprio, no, vabbè, non proprio tutti, ti dico. E poi la legge appunto di Sensei vuole che nel caso due cavalieri d'oro si scontrino, danno il via a una guerra dei mille giorni. Ok, dai. Io la domanda te l'ho fatta, la domanda principale del video te l'ho fatta. Quindi tu non reputi Moore più forte del Grande Tempio? Per quello che riguarda me personalmente, quindi non è un parere assoluto, per me no, è forte, ma ci sono altri pezzi da 90. Ok, dai. Vabbè, in questo video abbiamo parlato un po' di Moore, abbiamo parlato un po' della storia di Moore, un po' delle sue caratteristiche. Abbiamo visto un po' qualche fizz, ne abbiamo parlato di qualche fizz che potrebbero portare ad un ragionamento e ad una visione più ampia del personaggio. Ok, ringrazio tutti coloro che hanno visto il video, soprattutto per chi vedrà il video e dirà: ah, ma c'è Kevin che parla. Kevin parla. Non vi piace, esprimete solamente la sfida, che vi devo dire. Ok, dai. Ricordo a tutti coloro che vogliono seguire l'attività, possono trovare il link in descrizione, pagina Facebook, gruppo Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, e ogni tanto abbiamo anche un Discord giusto per far vedere. Ok, ringrazio nuovamente tutti, soprattutto ringrazio Kevin per la spiegazione, per averci fatto compagnia. È stato un piacere per me, sfide. E come sempre ricordo il nostro motto: una sfida non è sfida se non è memorabile. Perfetto. Ringrazio nuovamente tutti, alla prossima. Ciao.